usare per progettare il futuro. Quindi è chiaro che già nel titolo si capisce che stiamo guardando avanti, quindi che cerchiamo di guardare oltre l'orizzonte. E i temi sul tappeto, che potete leggere anche nel sottotitolo, sono salute, lavoro, giustizia, giovani. Quindi stiamo parlando di tematiche enormi, molto complesse, in particolare i giovani sono il futuro. E allora è chiaro che in questo titolo, osare per progettare il futuro, noi stiamo parlando fondamentalmente ai giovani, che sono il nostro futuro, e la domanda che ci dobbiamo porre è che pianeta, che società e quindi che futuro stiamo consegnando loro. Salute, lavoro e giustizia sono le colonne portanti di una società democratica. E quindi è chiaro che parleremo di questioni essenziali in queste giornate. La parola osare nella scelta di questo titolo mi ha fatto molto riflettere. Perché osare? Perché Pierluigi Di Piazza e gli altri organizzatori hanno scelto la parola osare per progettare il futuro. Non si poteva soltanto scrivere progettare il futuro. Allora ho pensato che forse questa parola osare, questa parola che hanno scelto, e non mi sono confrontata con loro, quindi sono mie deduzioni, un'attività interpretativa che è tipica del giurista, che magari sbaglia completamente, ma ci prova. Ho pensato che questa parola osare, perché dà l'idea dello sforzo e dà l'idea del coraggio. Quindi per cambiare le cose, per spezzare dei circoli viziosi, per modificare le cattive prassi, per modificare dei modi così di interpretare la realtà, dei paradigmi consolidati, bisogna avere coraggio e quindi bisogna osare. Quindi forse è per questo che in questa sede si è scelto questo verbo. E questa sera oseremo a fare dei ragionamenti che sono dei ragionamenti che scavano nel presente guardando al futuro, con ospiti molto qualificati. Ospiti che non avrebbero bisogno nemmeno di presentazione, ma che ovviamente vanno comunque giustamente presentati. Li dico in ordine di locandina. Tito Boeri, economista, professore alla LUISS, ex presidente dell'INPS. Marina Brollo, professoressa di diritto del lavoro nell'Università di Udine, presidente dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, quindi la più importante associazione dei lavoristi in Italia, e coordinatrice del Laboratorio Lavoro, il nostro laboratorio presso il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, di cui anch'io faccio parte. Maurizio Landini, segretario della CGIL, prima della FIOM. E poi Marco Mizzolo, sociologo, che ci racconterà questa esperienza di sociologo in prima linea, quindi con dei racconti che non sono soltanto appunto la narrazione di qualcosa che viene studiato, diciamo, sui libri, ma è vita vissuta, quindi realtà toccate con mano. Prima di dare la parola a questi prestigiosi relatori, voglio fare soltanto alcune brevi considerazioni, perché l'altro titolo, sarà il nostro filo conduttore di questo pomeriggio, è la dignità umana a 50 anni dallo Statuto dei lavoratori. Eh sì, perché sono 50 anni dallo Statuto. Lo Statuto dei lavoratori nasce il 20 maggio del 1970, quindi ha compiuto 50 anni, è la legge 300 del 70, la legge tanto cara ai professori di diritto del lavoro, tanto cara ai lavoratori. A causa del lockdown, le celebrazioni in pompa magna del compleanno dello Statuto dei lavoratori sono saltate, ma non sono mancati i webinar, non sono mancate le riflessioni sulle nostre riviste specializzate. Diciamo che da un lato la pandemia ha guastato la festa, dall'altro lato però la pandemia ha accelerato un processo di riflessione già in atto, anche se non così diffuso. Un processo di riflessione sulla situazione del lavoro in Italia e sulla situazione del diritto del lavoro italiano.
Perché ovviamente il diritto non crea occupazione, ma il diritto conforma i comportamenti dei soggetti, delle persone. Quindi parlare di mercato del lavoro significa anche parlare di regole del mercato del lavoro, quindi di diritto del lavoro. Significa parlare di tutele, significa parlare di diritti, significa parlare di doveri. E quindi non si può parlare di mercato del lavoro se non si parla anche delle sue regole. Allora, la riflessione che è stata accelerata in questo percorso, in questi mesi, è dettata dalla constatazione che tante cose sono cambiate repentinamente, ma stavano in fondo già cambiando. Voglio ricordare che lo statuto dei lavoratori, anche per i non addetti ai lavori, è un qualcosa di conosciuto, anche mediaticamente se ne parla molto. Quindi lo statuto dei lavoratori ha rappresentato e rappresenta una pietra miliare in Italia. Possiamo dire che ha rappresentato un punto di non ritorno sotto il profilo della disciplina normativa, quindi delle regole dei rapporti di lavoro, ma anche sotto il punto di vista simbolico, ideologico. E durante questi 50 anni però, dobbiamo ricordarlo, lo statuto dei lavoratori non è rimasto immobile, ma ha subito degli aggiustamenti, c'è stata un'opera di manutenzione di queste regole, di aggiornamento, addirittura in alcuni casi anche di modifica consistente, c'è chi ha parlato di stravolgimento, specialmente con delle riforme abbastanza recenti, e mi riferisco in particolare alla riforma Fornero del 2012 e al Jobs Act, la riforma Renzi, del 2014-2015. Ma nonostante queste importanti riforme, la cassetta degli attrezzi utilizzata dal legislatore e utilizzata dal sindacato è stata fondamentalmente la stessa. Allora, intanto una prima domanda che io pongo ai relatori stasera, in particolare a quelli più addentro la materia del diritto del lavoro, che sono vari. Osare per progettare il futuro non significa anche cambiare passo, non significa anche cambiare alcuni attrezzi che abbiamo utilizzato fino ad oggi, quantomeno quegli attrezzi che sono invecchiati, che sono più obsoleti, che poco si addicono ad un mercato del lavoro così diverso. Perché quello che ci sta aspettando, che in cui siamo già immersi in realtà, ma forse non ci siamo ancora resi conto pienamente, è che la pandemia ha consegnato a tutti noi una nuova questione sociale. Questa espressione, questione sociale, nasce, lo sappiamo, con la prima e con la seconda rivoluzione industriale, con i cambiamenti e gli stravolgimenti che si hanno con queste grandi rivoluzioni, che hanno poi anche lì rappresentato un punto di non ritorno nella storia del mondo occidentale e anche del resto del mondo. La questione sociale, quindi questa povertà diffusa delle classi più povere, ma che erano le classi utilizzate nella industria che si andava formando, questa questione sociale in quel momento storico è stata molto contrassegnata dall'idea di una questione di classe. Nasce il movimento operaio, nasce il sindacato. La questione sociale che stiamo affrontando noi adesso, di questa povertà che sta dilagando, che è ancora in parte narcotizzata dagli ammortizzatori sociali, questa questione sociale è una nuova questione sociale che però sta colpendo trasversalmente la nostra società. Tutto il tessuto produttivo, economico, sociale italiano è stato colpito dagli effetti economici della pandemia, già peraltro tessuto economico colpito dalla crisi del 2007-2008. E le previsioni sono di una recessione pesante, abbiamo sentito le previsioni del PIL quali sono, il calo dei consumi, il calo degli investimenti, il calo dell'export, l'aumento della disoccupazione, un aggravio profondo dei conti pubblici, che ovviamente graverà sulle future generazioni. Il governatore della Banca d'Italia poco tempo fa ha detto che il PIL italiano è tornato ai livelli di 30 anni fa.
e che il collasso dell'economia che stiamo vivendo non è dovuto soltanto al Covid-19, ma comunque ad una crescita debole a partire dagli anni 90. Quindi la domanda che ci viene consegnata da quello che ci sta succedendo intorno, da quello in cui siamo immersi, è come affrontare l'ondata di povertà che ci aspetta, che in realtà deve ancora arrivare, ripeto, perché siamo comunque ancora narcotizzati dagli ammortizzatori sociali e dai sussidi che sono stati erogati da un welfare che partiva già in una condizione di grande difficoltà, tecnicamente noi diciamo di insostenibilità. Allora, come tutelare la dignità dei lavoratori in un mondo del lavoro e in un mercato del lavoro che è cambiato moltissimo dal 1970. La cassetta degli attrezzi del legislatore e la cassetta degli attrezzi del sindacato può rimanere la stessa? O deve cambiare? O va cambiata? Non si può pensare, a mio parere, e nemmeno auspicare che il blocco dei licenziamenti duri in eterno. Non si può auspicare che si viva di assistenzialismo e di ammortizzatori sociali, narcotizzando il mercato, narcotizzando la popolazione e consegnando un welfare instabile e sempre più povero alle future generazioni. Non si può pensare che lo smart working sia l'unica soluzione per il futuro, sia la panacea di tutti i mali, neanche nel pubblico impiego. Lo Stato in questo momento sta spendendo soldi che non ha e quindi la domanda è che cosa lasceremo ai nostri figli e alle nostre figlie. E allora sì che bisogna osare. Bisogna osare per progettare il futuro, per rimettere in discussione, senza troppi paletti ideologici o tabù, le rendite di posizione che non ci possiamo più permettere. Il nostro mercato del lavoro da tempo vive una condizione difficile. Noi tecnicamente parliamo di dualismi, i dualismi del mercato, cioè il mercato diviso in due. Per esempio, gli insiders, chi è dentro il mercato, chi lavora, gli outsiders, quelli che sono fuori, che non riescono a entrare. Non dimentichiamoci che è in aumento esponenziale il numero di persone che restano fuori dal mercato, che sono marginalizzati, che non riescono ad accedervi, nemmeno con dei lavoretti. E non dimentichiamoci che lo statuto dei lavoratori tutela chi è già dentro e chi è più forte, quindi comunque tutela una parte limitata dei lavoratori e sempre più limitata. Un altro dualismo del nostro mercato del lavoro, quello tra autonomia e subordinazione. I lavoratori subordinati sono da sempre stati considerati l'oggetto principale di tutela del legislatore, in quanto ontologicamente più deboli, contrattualmente più deboli. Sì, ma non dimentichiamo che oggi i deboli sono anche i lavoratori autonomi. Nella pandemia lo abbiamo toccato con mano, addirittura i liberi professionisti hanno manifestato grossissime difficoltà economiche. Una forte debolezza socio-economica è presente oggi ed è molto forte nell'area dell'autonomia, non più solo nell'area della subordinazione. Poi un altro dualismo del mercato del lavoro, tra chi è dipendente pubblico e chi è dipendente privato, e l'abbiamo visto anche qui nella pandemia, comunque i dipendenti pubblici sono stati più tranquilli. Comunque il pubblico impiego continua a rappresentare anche una forma di ammortizzatore sociale. E ancora, un altro dualismo. Se nell'ambito della subordinazione, cioè tra i lavoratori subordinati, abbiamo comunque quelli dipendenti della grande impresa che sono più tutelati, quelli dipendenti della piccola impresa che sono meno tutelati. Abbiamo nell'area della subordinazione i lavoratori a tempo indeterminato che sono più forti, sono più tutelati, i lavoratori precari, a termine, che lavorano saltuariamente o che sono a part-time, che hanno comunque una debolezza più forte. Quindi i dualismi nel nostro mercato sono tanti, non sono di ieri,
non nascono dalla pandemia. La pandemia ha tolto il velo, abbiamo bucato quel velo che in qualche modo li aveva ricoperti, anche se, devo dire, nel nostro ambiente ovviamente di queste tematiche si discute da tempo. Allora, chiudendo, progettare il futuro secondo me significa puntare sui doveri e non solo sui diritti, per esempio. La pandemia ci ha fatto capire quanto la responsabilità di ciascuno è fondamentale per la tutela della collettività. L'esempio è quello della mascherina e del lavarsi le mani, ma l'esempio può essere portato in molti casi. Ciascuno deve fare il suo. Un atteggiamento parassitistico, un atteggiamento che aspetta sempre qualcosa dallo Stato, è un atteggiamento sbagliato. Dobbiamo tutti rimboccarci le mani e fare qualcosa a nostro modo, nel nostro piccolo, con le nostre possibilità. Ancora, per me progettare il futuro significa guardare le cose come stanno. Troppe volte si guardano le cose partendo da punti di vista molto ideologici. Dobbiamo essere realisti e dobbiamo guardare a certi fenomeni con una buona dose di concretezza e di realismo, rendendoci conto che le realtà produttive sono fondamentali per creare occupazione e quindi bisogna anche sposare le esigenze dell'impresa, senza le quali imprese non c'è lavoro. Sul welfare, un particolare sostegno deve essere dato al welfare, ma in modo studiato, in modo sano, in modo da garantire le famiglie. Voglio segnalare questo. L'Italia è uno dei paesi al mondo con il tasso di natalità più basso. Le donne non fanno più figli. E allora il welfare, il nostro welfare, deve puntare sulla famiglia, deve puntare sulle donne per spingerle e spronarle a fare figli. Perché in un invecchiamento della popolazione il nostro basso tasso di natalità crea dei problemi di sostenibilità del nostro welfare enormi. Ultima cosa, per me progettare il futuro significa anche ripensare allo statuto dei lavoratori in altro modo, significa progettare un diverso statuto, che possiamo chiamare come vogliamo, dei lavori o ancora dei lavoratori, ma uno statuto che tenga conto anche di chi in questo momento è fuori, di chi è più debole, degli autonomi, dei precari. Cioè dei soggetti che in questo momento sono scoperti, perché la coperta dello Statuto dei lavoratori è una coperta corta che lascia scoperte intere parti. La domanda allora su cui chiudo è anche provocatoria, visto che abbiamo la presenza di Tito Boeri, Marina Brollo e Maurizio Landini, che sono tutti molto dentro la materia lavoristica, e poi lancio però la sfida anche a chi si occupa di lavoro nero, quindi proprio degli esclusi. Non è meglio estendere l'area della protezione anche, eventualmente, rivedendo i livelli attuali di protezione e in parte anche abbassandoli laddove sappiamo che ci sono tutele eccessivamente alte che non ci possiamo permettere? Non è meglio andare a ridistribuire le tutele e non soltanto arroccarsi su tutele di chi le tutele ce le ha e ovviamente non le vuole mollare?